Lei sa che, a proposito della psichiatria, si dice chiudere i manicomi, cioè chiudere i luoghi sanitari, che sia stato buono o cattivo non importa, adesso per spiegare. Perché si è visto che questi luoghi non curavano, ma determinavano una situazione di negativa sulla salute della persona che stava male. Beh, per chiudere gli ospedali bisogna creare una situazione alternativa alla persona che sta male. Allora la legge ha creduto di vedere su un lavoro sul territorio, cioè sulla situazione preventiva, la maniera di rispondere veramente ai problemi del cittadino. Contemporaneamente il grosso lavoro è la deospedalizzazione dal manicomio, cioè questa gente dove va? E dove va? Ecco, vede, ma il problema è che non è, nel momento che lei mi chiede dove vanno a finire questa gente, io dico in nessuna parte, va bene, perché tutta questa collocazione della gente deve essere proporzionale alla coscienza che noi possiamo avere di cos'è il malato, di cosa possiamo fare tutti noi per una persona che è malata, di cosa possiamo fare per noi, no? Allora direi, noi dobbiamo crearci una coscienza diversa.